Matteo Salvini si schiera anche con il generale Roberto Vannacci. Autore un libro autopubblicato con grandi estratti di natura omofobica e razzista, il generale è sostituito come pericolo. Comprerò il libro perché prima giudicare voglio leggere. Sono curioso. Dice, vice primo ministro in un Facebook diretto del Ministero delle Infrastrutture. Anche i due sentivano al telefono oggi, c'era una telefonata molto amichevole tra vice premier e il ministro Matteo Salvini e generale Roberto Vannacci. Riferiscono fonti della Lega. Questo generale Salvini continuò sui social media, salvò vite e la patria. Ha fatto lamentele sull'uranio impoverito. Se non ci sono fatti segreti legati al loro ruolo, Vannacci ha tutto il dovere di esprimere le sue idee. Continua Salvini, che si scontrava palesemente contro il collega ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva chiamato le parole del generale generale. Secondo il leader della Lega, i giornalisti di Sinistra Italiana che hanno commentato il libro non lo hanno letto. La condanna del palo in come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole. D'altra parte, il contenuto del libro di Vannacci è perfettamente con la propaganda retorica e sovrana degli ultimi anni incorporati da Salvini e Giorgia Meloni. In ogni caso, l'uscita vicepresidente ha ulteriormente negato il lavoro di Crosetto e così anche il posizione pubblica dell'esercito stesso, che si era allontanato dal suo generale, quindi rimosso dalla guida dell'Istituto Geografico Militare.